Le istituzioni che hanno così caro la figura di Giacomo Puccini stanno lavorando per ciascuna poter sviluppare delle iniziative, anche noi come Regione Toscana lo facciamo e il Comitato, è inutile che ripeta cose che ci siamo già detti, non è stato un elemento di unità, purtroppo ha visto che ciascuno si è mosso sul piano separato e io il consiglio che do al Comitato e al suo Presidente è di fare un investimento che rimanga, non opere effimere ma invece un intervento strutturale su quello che è il patrimonio che Puccini ci lascia e che possa avere poi con l'acquisto e con gli investimenti che possa essere fatto. Qualcosa che negli anni ci faccia ricordare sempre quanto Puccini fosse espressione della nostra terra toscana, soprattutto di Viareggio, Lucca, Celle, insomma dei luoghi della provincia di Lucca che ne hanno caratterizzato l'esistenza, il talento, l'ispirazione.